Alicia, come sempre siamo qui a intervistarti. Questa volta ultima tappa di questa grande storia che è il Endurance Lifestyle. Hai già pronto un bilancio di tutto questo anno? Ma devo dire che l'anno che aveva delle grandi aspettative, che poi ha avuto questo fermo dovuto alla sospensione temporanea degli Emirati Arabi, si sta concludendo dal punto di vista organizzativo e non dal punto di vista agonistico in maniera estremamente positiva. Il progetto di San Rossore, che era un progetto che era un sogno fino a qualche anno fa, si è avverato. La location si è dimostrata all'altezza per eventi di questa tipologia, l'accoglienza del parco, della tenuta di San Rossore e dell'ippodromo, le infrastrutture dall'aeroporto alle autostrade hanno fatto sì che oltre 700 emiratini già arrivassero per la prima edizione di Toscana Endurance Lifestyle. Le percentuali con cui i cavalli hanno finito sono ottime, queste grazie ai fondi meravigliosi, e devo dire che sono tutte le caratteristiche per continuare in questo progetto negli anni, portando degli eventi che sono sempre più importanti e ci faranno ben guadagnare un posto importante nel panorama internazionale. Noi che ti conosciamo bene sappiamo che stai già pensando al prossimo anno. Possiamo già parlare di un ritorno qui a San Rossore? Ma io penso di sì, perché questo era visto come l'anno zero. Come ho detto prima, tutte quelle che erano le nostre preoccupazioni per modo di far convivere in una tenuta naturalistica un evento che alla fine faranno più di 200 cavalli che corrono, al momento ha dimostrato di non creare nessun tipo di impatto negativo. I fondi erano buoni, l'avevamo visto che sono fondamentali, ci sono le caratteristiche tecniche per proseguire e cucire anche la parte di lifestyle e di relazioni che rafforzeremo negli anni. Un'indiscrezione. Cosa ne pensa Sheikh Al Maktoum di questo posto? Devo dire che dopo 20 anni che ho l'onore e la fortuna di collaborare con la famiglia Rera Al Maktoum, oggi ho visto Sheikh Mohammed, ma anche Sheikh Hamdan serenissimi, entusiasti, felici di stare in un posto così tranquillo, nato per i cavalli. Assolutamente tanti complimenti, ma hanno passato una giornata credo memorabile, grazie alle condizioni messe che sono state fantastiche. Grazie mille, al prossimo anno allora. A voi, grazie.